Buongiorno amici, oggi vi parlo della serratura Omega Plus, Omega Plus della Multi T-Look, una serratura a ingranaggi dotata di tecnologia silent per diminuire i rumori in fase di chiusura. Vi spiego la serratura, la smontiamo, ma tutto questo dopo la consueta sigla. Cominciamo a parlare della chiave. Vedete, ci sono tre impronte, diciamo così, tre profili. Molti la chiamano a tripla mappa per via del fatto che è una serratura che sostituisce in toto la doppia mappa anche come dimensioni senza dover fare troppe lavorazioni. In realtà si tratta, guardate, il profilo di una chiave europea è questo. E questa chiave, non so se riesco a farvi capire, ne ha tre, una superiore, una a destra e l'altra a sinistra. È una chiave molto sicura, perché vi dico, e credetemi sulla parola, se ci ho perso un paio di ore a cercare di aprirla e non ci sono riuscito. Nel contenitore, nella chiave, impostate, ci sono tre chiavi padronali. Vedete, questa si può allungare o accorciare con un semplice movimento. Perché c'è bisogno di lunghezza. Ecco, questo è un piccolissimo handicap di questa serratura e ricorda un po' le chiavi doppia mappa, infatti le sostituisce e serve il gambo lungo, però hanno in parte rimediato grazie a questa manopola richiudibile a scatto. Il bello di questa serratura è che tramite la chiave con impugnatura, con pirolino giallo, si può cambiare la cifratura delle chiavi, quindi senza dover cambiare alcunché, basta inserire quest'altra chiave, viene cambiata la cifratura. Queste chiavi verdi vengono gettate, magari hai perso una chiave, e si richiede alla Multilocco un altro set di chiavi. Dopo si può ulteriormente cambiare un'ultima volta il set delle chiavi, quindi hai tre vite di chiavi. Quindi se perdi la chiave non disperare, non devi buttare la serratura, ma solamente farti dare un nuovo set di chiavi. Tutto questo grazie alla tessera che ha dei codici. Come dicevo, quindi abbiamo la nostra chiave con i tre profiletti. Inseriamo all'interno della nostra serratura con incorporato questa sorta di triplo cilindro e vi faccio ascoltare adesso la silenziosità di questa serratura. Trattasi quindi di una serratura ad ingranaggi con forza demoltiplicata, quindi è molto leggera da aprire e anche con lo scivolo si riesce ad aprire facilmente. Questo è lo scivolo con inserto in resina che serve per attutire il rumore in fase di chiusura. I tecnici di Multilook dicono che questo congegno riesce a diminuire del 60% il rumore rispetto a una pari serratura senza questo inserto in resina. Adesso apriamo la serratura aiutandoci con un cacciavitino. Allora, così è la serratura nella sua nudità. Questo è lo scivolo. Ve lo faccio vedere. Questo è l'inserto in resina antirumore. Poi togliamo un po' di pezzettini da dentro. Bella, è una serratura fatta bene, molto carina. Questo è il cilindro, il cuore della serratura. Adesso infiliamo la chiave. Provo a fare una movimentazione. Oltre quindi a muovere il carrello con i pistoni, ci sono l'asta superiore e inferiore che vengono azionate, ecco, così escono i pistoncini da sotto e sopra, in alto e in basso invece le aste spingono per andare a comandare i deviatori che chiudono la serratura. Quindi questi sono i pistoni, là c'è lo scivolo. Quindi questo è il corpo che contiene anche gli ingranaggi,
che servono proprio a movimentare silenziosamente la serratura. Adesso velocizziamo il video e così vediamo, smontiamo ogni pezzo della serratura fino a tirare fuori il cuore della serratura. Questo qua è il comando della maniglia che agisce sullo scivolo, che sta lì, eccolo. Tutto velocizzato, dovrei parlare anch'io più veloce, e questo è il cuore della serratura. Questo è il cuore della serratura, quindi infiliamo la chiave, quindi qua ci sono tre ingranaggi, quello dove c'è proprio la chiave lo intravediamo, ce n'è uno al centro e poi un altro che poi dà l'azionamento a tutti i meccanismi all'interno della serratura. Eccolo, vedete, quello gira girando la chiave. Allora, questo è il cuore della serratura che contiene gli ingranaggi. Adesso l'apriamo, ci aiutiamo con un giravitino, l'ho già aperto per facilitare tutto. Qua ci sono i tre ingranaggi. Eccolo qua, questo è l'ingranaggio principale dove si inserisce la chiave, l'ingranaggio centrale che trasferisce il movimento, l'ingranaggio superiore. Adesso inseriamo la chiave nel triplo cilindro, che così l'ho chiamato io, e vedete, quindi girando il cilindro, la chiave, azioniamo l'ingranaggio centrale che trasferisce quindi il movimento. Considerazioni finali sulla Omega Plus della Multilock: silenziosa, molto sicura, difficilissima da scassinare, ideale per sostituirla con la serratura a doppia mappa senza fare troppi interventi, defender, cilindro, cilindri, roba varia. Togli la doppia mappa e metti questa qua. Unica controindicazione, ed è anche scritto nelle istruzioni, che bisogna sempre togliere la chiave dall'interno, perché con un piccolo grimaldello ci si inserisce all'interno della serratura e si tolgono le mandate. Quindi consiglio che se prendete questa serratura o togliete sempre la chiave dall'interno oppure li mettete un bel defender magnetico fatto apposta per la Multi T-Look Omega Plus con funzione con scrocco silenzio che fa silenzio meno 60% di rumore. E se questo video ti è piaciuto, metti mi piace. Seguiti, iscriviti al canale e tutte quelle altre cose là che dicono tutti, tranne la campanellina che è quella da fastidio.